Benvenuti a questo nuovo unboxing, un altro prodotto Enel TECD18/2LI, solo un trapano avvitatore a batteria 18V. Vediamo un pochettino com'è la confezione e quello che include. Da quello che c'è scritto è ergonomico a LED, metallo, sistema in ABS, batteria litio naturalmente, batteria aggiuntiva all'impugnatura soft grip, illuminazione a LED, durata utile massima grazie ai robusti ingranaggi in metallo. Vediamo un pochettino quello che include la confezione. Aprire questo gioiellino. Manuale di istruzioni. Il trapano avvitatore. Bello pesantuccio. Non c'è la batteria in dotazione. Vediamo un pochettino come funziona. In dotazione anche l'attacco per metterlo in una cinghia. Molto comodo. Proseguiamo al montaggio. Inseriamo nell'apposito foro, mettiamo la vite. Una volta che l'abbiamo avvitata, possiamo utilizzare una delle batterie Power Exchange e la inseriamo. Vediamo un pochettino quello che ci offre il prodotto. L'attacco per la punta, la forza che deve mettere il trapano, regolabile oppure la modalità trapano. Attacco dove mettere le punte a vite, la velocità avanti e indietro, il grilletto e poi la velocità e il comodo LED. Buona l'impugnatura. E siamo pronti per testarlo. Abbiamo fatto delle varie prove, come ad esempio svitare delle viti in alcuni tasselli nel cemento, e devo dire da questo punto di vista è perfetto, avvita e svita in maniera perfetta. Stessa cosa con delle viti nel legno, via, svitate in maniera perfetta. Discorso diverso un pochettino per il trapano. Abbiamo iniziato forando con una punta di 10 mm per legno un tronco di legno di eucaliptus, molto duro perché era stagionato e abbandonato da diverso tempo, quindi è durissimo. L'abbiamo sfondato, ma abbiamo dovuto mettere molta forza. Quindi sì, per il legno va bene, ma solamente ci fermiamo qua al legno. Nel cemento le cose potrebbero andare in maniera diversa. Non è pur sempre un avvitatore trapano, però consigliato per legno. Poi l'abbiamo provato su del cemento armato con una punta da 6 mm.
non ha avuto un buon risultato, quindi se dovete fare buchi nel cemento ve lo vado a sconsigliare, però è ottimo per fare buchi nel legno anche con una piccola fresa per avvitare e svitare viti, è perfetto. Abbiamo fatto anche una prova con delle punte da 4 mm sul ferro, è andata bene. Ricapitolando, come avvitatore è fantastico, è perfetto sotto ogni punto di vista, davvero perfetto. Riguardo al trapano, nel legno va bene, nella plastica va bene, ma se andiamo nel cemento naturalmente non è il prodotto adeguato, quindi lo consiglio di usarlo come avvitatore o trapano per il legno. Il cemento dobbiamo andare ad un prodotto che già abbiamo recensito nel nostro canale, vi lascio il link in descrizione. Spero che il video sia stato di vostro gradimento, iscrivetevi al canale, alla prossima!